che c'è questo pericolo qui per l'allenatore, per la squadra, per tutto, cioè, che è rischioso, cioè, diciamo, sei disposto anche ad andare in play-out, per dirti, che tu paventavi come la morte a inizio stagione. Io ho detto una cosa, io ho detto che noi teniamo monitorato la classifica e il mercato. Il mercato lo fanno Emanuele e i suoi collaboratori, la classifica la facciamo tutti quanti noi, anche voi, giustamente, perché io apprezzo il vostro lavoro, cioè io l'ho detto ieri sera ai soci, ognuno fa il suo mestiere. Se voi siete un po' arrabbiati perché qualche giornalista spinge in un modo o nell'altro, loro fanno il loro mestiere, noi dobbiamo fare il nostro, lo dobbiamo fare con coscienza, con responsabilità, con equilibrio, però qui ognuno fa il vostro mestiere. Perciò la classifica la guardate voi come la guardiamo noi soci. E se la notiamo che diventa preoccupante, non è che stiamo con le mani nelle mani. Abbiamo però una consapevolezza di essere di fronte a una squadra diversa da quella del 16-17, con elementi di un'altra caratura anche morale e con anche elementi con una caratura tecnica molto diversa. Io l'ho detto a tutti, per esempio, ero molto dubbioso su un giocatore che oggi invece fa più di quello che noi pensavamo. E questo è merito di Emanuele che ha insistito per... Ma tutti quanti noi, io sono convinto, e qui bisogna cominciare a dire le cose come stanno, cioè tutti quanti noi quando valutavamo Magrini ritenevamo che non fosse adeguato, invece sta dimostrandosi adeguato e secondo me crescerà. Ho letto con piacere oggi l'intervista fatta da Alessandro e dopo lo dirò a lui sul Carlino, perché quando una persona riconosce le sue difficoltà e chiede scusa, ha già fatto quello che doveva fare. Ma io sono convinto che Simeone domenica farà un'altra partita, perché è un ragazzo comunque intelligente, è un ragazzo consapevole delle sue capacità e domenica le tirerà fuori tutte. Perciò siamo di fronte a una squadra diversa, con elementi diversi. Sono andati a prendere un giocatore che era già rotto quell'anno lì. Sì. Qui si è rotto durante la cosa, lì l'aveva rotto. Intanto ieri sera nel bar dicevano, non è che... Perché non è chiedere una cosa? Sì.